tipo di pensiero diverso dal pensiero dominante, un tipo di limitazione della libertà di espressione, della libertà di parlare, della libertà di essere informati, che sono un attentato diretto alla nostra democrazia, al nostro paese. Non è che vero che le notizie non escono, le notizie ci sono, il problema è che non vengono cavalcate dalla stampa. Vogliamo che arrivi questo messaggio in dritto. Non è possibile che noi italiani, per lo Stato italiano, non siamo previsti. Quindi l'ascolto che chiediamo è proprio quello da parte delle istituzioni, da parte dei medici, che fino ad oggi hanno preferito non vedere, non sentire i medici nascosti. Con la doppia vaccinazione, a distanza di 6 mesi, sempre la protezione è diventata negativa. Di poco, dicono, negligible, è trascurabile. No, trascurabile, se è negativa per 4 volte, in 4 confronti. La sperimentazione in realtà va avanti. Nelle persone lo studio è stato pari a zero, lo ripeto per l'ennesima volta, così vediamo se qualcuno li arriva, ma poi la verità è questa. Tanto non la cambiate la verità, potete dire quello che vi pare. Ma noi da questa storia ne usciamo se coloro che sono addormentati e che non si ricordano più il metodo scientifico e medico come funziona, si risvegliano e ridanno dignità alla nostra professione. Buone, io sono Riccardo Luzzi, sono un avvocato, parlo a nome dell'associazione Contiamoci, la sezione di Forlì Cesena che ha organizzato questo evento, questa serata. Non entro nel merito di quello che è il contenuto del film. Ognuno si potrà fare l'idea che vuole, si potranno fare 1000 obiezioni e io stesso ne avrei tante da fare sul contenuto del film, perché mi sembra davvero inconcepibile che tutti quelli che sono stati ascoltati non abbiano chiesto la cosa più importante. È vero, le cure, la visibilità, eccetera, ma in realtà dovrebbero chiedere la punizione esemplare dei responsabili, a cominciare dal Ministro della Salute, dai Presidenti del Consiglio che si sono succeduti e dall'intero Parlamento, perché questo è quello che bisogna chiedere. Non mi capacito di come queste persone non nutrano al primo posto questo desiderio e che coinvolgano il resto della popolazione in questo desiderio, perché è quello che bisogna pretendere: verità, giustizia e punizioni per i responsabili. Punizioni direi esemplari. Auspico anche che ci sia un Invisibili 2, ma non lo dico con spirito di revanchismo o divisivo, anzi, esattamente il contrario. Però quali sono gli Invisibili 2? Sono le persone che per mesi sono state private della cittadinanza, del lavoro, della socialità, i figli che sono stati chiusi fuori dallo sport, dalla scuola, alle università. Ecco, anche questi sono invisibili. E sono le persone doppiamente invisibili, perché sono state coloro che hanno detto di no per se stessi e hanno detto di no anche per gli altri, e sono stati doppiamente derisi dagli altri e dalle istituzioni. E però oggi sono ancora in campo per tutti, sia per chi aveva detto di no insieme a loro, e quindi per rafforzare quell'idea, ma anche per gli altri, per quelli che sono caduti, per questi invisibili. Questi invisibili diventano oggi visibili grazie a quelle persone che hanno saputo dire di no. Ma non è un tema dei più bravi e dei meno bravi, dei più capaci o dei meno capaci, perché in realtà non è questo il punto. Noi siamo cittadini di uno Stato e quindi giustamente queste persone si sono fidate di quello Stato. Ora il tema
che dobbiamo affrontare, ed è un tema forse ancestrale che accompagna l'uomo da quando è riunito insieme, che ha creato comunità, che ha creato gli stati, è questo. Fino a che punto lo Stato può ingerirsi nella libertà individuale che è innata? Non come dice quel Signore, ci hanno dato questa libertà, no. Noi abbiamo la libertà e piano piano la cediamo e l'abbiamo ceduta allo Stato, alle istituzioni. A questo punto il patto va riequilibrato, va rimesso in discussione. Io magari sono un integerrimo, sono, come si può dire, un estremista, ma non accetterei dallo Stato nulla, neanche se fosse una pozione magica, senza il mio consenso. Questo è quello che io penso dobbiamo riaffermare. Questi anni ci insegnano che la libertà individuale non ha prezzo e soprattutto quella degli indifesi, che sono i bambini. Salve, a nome della produzione di Playmaster Movie ringrazio gli organizzatori che hanno dato vita a questo evento, sostenendo e difendendo di fatto il diritto alla libera espressione, in questo caso del regista Paolo Cassina unitamente a quella di Playmaster Movie, ma anche il diritto alla libera informazione, ad essere debitamente informati, grazie alla grande partecipazione al crowdfunding che ha consentito la realizzazione del documentario, come anche grazie a tutte le persone che sono presenti qui questa sera, come sta accadendo in tante altre sale d'Italia dove Invisibili sta avendo una grande partecipazione di pubblico. Un fatto curioso, in un momento in cui il cinema italiano versa in una grande crisi, registrando ovunque sale vuote. Un fatto curioso, ma anche indicativo di come la fiction della narrazione imperante convinca sempre meno persone. È forse giunto il momento di un nuovo neorealismo nel linguaggio della comunicazione? Forse la verità sta tornando protagonista e il dibattito pubblico alla base del confronto democratico? È quello che ci auguriamo. Noi di Playmaster Movie ci mettiamo l'impegno, la dedizione e la professionalità, ma anche la consapevolezza che da soli, senza il vostro sostegno, non potremmo farcela. Grazie. Ciao a tutti, sono Paolo Cassina e sono un regista di Invisibili. Benvenuti a questa proiezione e se non sono tra voi è perché sono quasi sicuramente in un'altra proiezione in giro per l'Italia. È un periodo molto intenso, lo potete notare anche dalle mie occhiaie, perché Invisibili sta avendo veramente una grossa diffusione in tutta Italia, vengono organizzate decine di proiezioni e chiaramente non possiamo presenziare a tutte. Questo ci rende molto felici, perché significa che in molti cittadini italiani c'è una sete di verità, una sete di giustizia, verità e giustizia che ci sono state negate in questi 3 anni. Il mio interesse per questi effetti avversi nasce abbastanza da lontano, e cioè nei tempi del decreto Lorenzin, quando ho avuto la possibilità di intervistare numerose persone o genitori o militari che avevano avuto reazioni avverse dai vaccini, diciamo, classici, dall'esavalente, dal trivalente, e lì mi sono reso conto di quanto fossero molto più numerose queste persone danneggiate rispetto a quello che la narrazione dominante ci voleva far intendere. Invisibili ha una doppia missione. La prima è quella di far ascoltare la voce dei danneggiati, dalle persone danneggiate dal cosiddetto vaccino anti-Covid, che assolutamente non hanno trovato ascolto o pochissimo ascolto da parte prima di tutto della politica, delle istituzioni sanitarie e dei cosiddetti media mainstream, se non veramente in rarissime eccezioni. La seconda missione è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica e di metterla in guardia sulla pericolosità di questi cosiddetti vaccini anti-Covid, e non soltanto, anche su altre sostanze che ci potranno essere, diciamo, proposte in futuro. Il mio consiglio è quello quindi di informarvi il più possibile, non fermarvi, diciamo, alle prime notizie che vengono date, ma approfondire, trovare numerose fonti, fidarvi soprattutto delle piattaforme indipendenti come Playmaster Movie, come tantissime altre, che non hanno interessi economici, non vengono sovvenzionate da nessun partito politico o da nessun ente che può anche a prima vista risultare benefico. Il secondo consiglio che vi do è quello di rimanere uniti, perché l'unione fa la forza e non è una banalità, per cui superare questa divisione assurda creata dal mainstream fra vaccinati e non vaccinati, per esempio,
sono tantissime persone non vaccinate, ora che si stanno prodigando in aiutare appunto i vaccinati nel superare i loro problemi, le loro difficoltà. Invisibili è la prova di quello che può portare questa unione. Tanto è vero che in tutta Italia si sono uniti moltissimi movimenti, moltissime diciamo, sigle politiche per divulgare il documentario. E questo in un'atmosfera veramente di collaborazione e di unione che raramente si era riuscita a vedere fino ad ora. Vi chiedo quindi di continuare ad aiutarci in questa opera di divulgazione che Playmaster Movie sta facendo e vi auguro buona visione. Allora, io sono stato già direttore del servizio di educazione all'appropriatezza e medicina basata sulle prove di una grande azienda sanitaria pubblica italiana. Sono pensionato da 6 anni, lavoro a titolo gratuito, non ho conflitti di interessi da dichiarare. Presiedo la Fondazione Allineare Sanità e Salute. La Fondazione si regge sul lavoro volontario e gratuito del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e di chi fa le pubblicazioni, non presenta conflitto, ma secondo noi allineamento con gli interessi del Servizio Sanitario Nazionale ideale e della salute della comunità dei cittadini. Ma tutti siete invitati a verificare, perché dalle opere, non solo dalle dichiarazioni, che si prendono le misure delle persone. Ecco, penso che sia importante che chi parla a un pubblico rilasci sempre una dichiarazione in proposito. Faccio anche parte della Commissione Medico-Scientifica Indipendente, che ormai dal 2021 chiede un confronto scientifico e istituzionale che finora è stato negato, ma noi siamo tenaci. Un'ultima premessa, perché importante anche perché i medici che si espongono sono soggetti anche a delle sanzioni. Ecco, facciamo riferimento al metodo scientifico, alla medicina basata sulle prove, e non vogliamo rinunciare a discutere nel merito sia di questi specifici vaccini sia delle strategie vaccinali finora adottate, perché è normale fare questo con qualsiasi altro farmaco. Sottoponiamo ormai da 22 mesi le nostre conoscenze e valutazioni prima ai colleghi medici, ai decisori di sanità pubblica, cui abbiamo chiesto un confronto che finora non è concesso. Siamo aperti a recepire correttivi e critiche basate su prove più valide di quelle che abbiamo noi da esporre. Facciamo anche riferimento all'articolo del codice di deontologia medica, dove recita che il medico ispira la propria pratica professionale alle più aggiornate conoscenze scientifiche, rispetta l'autonomia e la dignità della persona senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura. Siamo consapevoli dell'enormità di quello che sta accadendo e abbiamo ormai deciso di parlare anche ai diretti interessati, se invitati a eventi in cui la nostra commissione possa esprimersi senza condizionamenti. Questa presentazione affronterà la protezione dall'infezione che diventa negativa nel tempo, con aumento progressivo di suscettibilità al contagio nei vaccinati. Anche negli italiani dai 5 ai 79 anni, con i dati che si vedono e potete verificare ogni settimana dai bollettini dell'Istituto Superiore di Sanità, anche se i commenti dell'Istituto non rendono chiaro questo, ma le tabelle urlano. Reazioni avverse ed eventi avversi associati a queste vaccinazioni, con un focus sulle miocarditi e sulle morti improvvise. Eccessi di mortalità infantile e giovanile, purtroppo fino alla fine del 2022 vedrete un aggiornamento rispetto a quello che ho detto nel film, dati preliminari sulla mortalità per ogni causa, il coenzima Q10 nella cura dei danni da vaccino, quel poco che si può dire oggi. E ora partiamo. Allora, il primo punto è le prove che i vaccini non proteggano dall'infezione. Perché è fondamentale? Perché è per la protezione dall'infezione che la legge è arrivata a imporre l'obbligo vaccinale, a chiedere la solidarietà con chi non poteva, aveva tutto da perdere se si fosse infettato, e è arrivata a imporre il Green Pass. Però ormai abbiamo le prove che non accadrà affatto che proteggano dall'infezione. Anzi, avete visto
questo studio, per esempio in Danimarca, nel primo mese con Omicron la protezione non era buona come quello che ho detto nel film, ma con Omicron è diventata mediocre, però tra il secondo e il terzo mese è piombata al 9% rispetto ai non vaccinati e tra 3 e 5 mesi è finita sotto zero, meno 76% sotto al livello dei non vaccinati. Questo è il grafico che abbiamo riprodotto che mostra quello che è successo nei primi 4 mesi. Parte discreta, finisce malissimo, quello che conta è che poi non è detto che sia finita. In 4 mesi la protezione media di Pfizer rispetto ad Omicron è circa zero e tende a peggiorare. Questa è la situazione pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità relativa al novembre, che è arrivata fino a novembre del 2021 in tutta Italia, quindi si è fermata nell'era Delta, non c'era ancora Omicron, e si vede che nei soggetti oltre gli 80 anni la protezione a 8-9 mesi è meno 29% rispetto a quella dei non vaccinati. Questo su tutta Italia, i non vaccinati sono a zero. Tra 60 e 79 anni a 8-9 mesi è ancora sotto zero, quasi del 20%. Tra 40 e 59 anni è diventata miserrima. Però vi faccio vedere il modo con cui l'Istituto Superiore di Sanità continua a presentare i dati come protezione media pesata di tutto il periodo, quindi apparentemente mostra che ancora la protezione sembra positiva, ma quello che conta è vedere cosa si arriva in questo caso tra 8-9 mesi, con Omicron prima purtroppo. Questa è la situazione nelle persone ad alto rischio, quelle con più malattie, che stanno in casa di riposo e lungodegenti, e in questo caso quelli che avrebbero più bisogno di protezione si vede che tra 8 e 9 mesi hanno un 44% in meno rispetto ai non vaccinati, anche se la protezione media pesata di tutto il periodo appare surrettiziamente ancora positiva, un 20% in più. Questa è la situazione dell'Inghilterra, che ha i dati tra i migliori del mondo e li pubblicava, ha cominciato nella settimana 36 del 2021 e vedete che il livello di chi aveva allora fatto 2 dosi era un po' migliore rispetto ai non vaccinati, che sono quella linea azzurra, però andando avanti alla fine del 2021 va a incrociare la linea dei non vaccinati e poi comincia a salire. Vedete questo dente? È perché comincia a salire rapidissimamente, qui il governo inglese cambia, la sanità pubblica inglese cambia le carte in tavola e decide di confrontare i non vaccinati solo con i tridosati. C'è un sollievo momentaneo, ma poi ricomincia a salire inesorabilmente e alla settimana 13 è praticamente quasi 3 volte più alta la propensione a contagiarsi rispetto ai non vaccinati. Qualcuno potrebbe chiedere cosa è successo nelle settimane successive. È successo che, non sapendo più gestire questi dati, hanno deciso di smettere di pubblicarli. Questa è la situazione del Qatar, che ha fatto un lavoro eccezionale e fa vedere che cosa succede all'efficacia del booster, che parte da una situazione con la seconda dose che è già in negativo dopo 6-7 mesi. Allora si fa il booster e cosa succede con il vaccino Pfizer? Vedete che si arriva a 6 mesi che ancora la protezione è positiva, dai 7 mesi va sotto il livello dei non vaccinati e persino peggio con il vaccino Moderna, dove si vede che la quantità di danno in termini di maggior propensione al contagio dai 7 mesi in poi, dai 7 agli 11 mesi, è pressoché pari se non maggiore rispetto alla protezione dei primi mesi. E apparentemente questo è il follow up più lungo dopo il booster che esista al mondo, gli 11-12 mesi del Qatar.
La quarta dose risolverebbe? No, questo è un lavoro degli israeliani che mostrano che lo svanire dimostrato già in precedenza dell'efficacia di tre dosi a confronto con due dosi, che inizia dopo tre mesi, dopo l'inoculazione, diventa ancora più rapida nell'intervallo che va tra la quarta dose e la terza dose. Cioè è una sorta di dipendenza che si instaura. Faccio presente a chi vorrà poi studiarsi queste slide, come ho già detto, che io le lascio agli organizzatori, quindi le potrete rivedere con calma. A dimostrazione del fatto che la ulteriore dose non riesce a risolvere, vi faccio vedere con anche il secondo booster, questa è la Francia, 181 giorni, sono 6 mesi, a 6 mesi con il primo booster la protezione è andata a zero, vedete i puntini rosa a sinistra. A destra c'è il secondo booster, la quarta dose, e si vede che a 6 mesi è 40% sotto il livello dei non vaccinati, cioè c'è una perdita di protezione ancora più rapida rispetto a quella del booster precedente. Questa è la situazione della clinica Cleveland dell'Ohio con 51.000 lavoratori e si vede una cosa drammatica, cioè che chi non ha fatto di questi 51.000 nessuna dose, preso come riferimento, confrontato con chi ha fatto una dose, questi si infettano il 70% di più, chi ha fatto due dosi il 163% in più, chi ha fatto tre dosi 215% in più e così via. Per cui chi ha fatto più di tre dosi si infetta oltre tre volte quelli che non hanno fatto nessuna dose. Sull'Islanda si sono visti risultati analoghi, questa è una importante ricerca su tutti gli islandesi, si sono vaccinati quasi tutti, il quasi importante perché ha consentito un confronto, e loro hanno pubblicato facendo vedere che con due o più dosi l'infezione è significativamente aumentata di un 42% rispetto a chi ha fatto una dose o meno. E allora io ho scritto agli autori dicendo: ma cosa vuol dire una dose o meno? Volete metterceli in fila in relazione alla propensione all'infezione? Loro onestamente hanno detto subito sì, quelli che si reinfettano meno sono quelli con nessuna vaccinazione, poi quelli che hanno fatto una dose, poi quelli che hanno fatto due, quelli che hanno fatto tre dosi si reinfettano più di tutti. Questi sono i bambini, l'avete visto anche nel film, la situazione è peggiore che per gli adulti, cioè questi bambini con la vaccinazione Pfizer con le due dosi, a distanza di 45 giorni, la media tra 42 e 48 è 45, sono già sotto il 41% rispetto ai non vaccinati. Quindi giustamente la nonna si preoccupa e dice: ma il mio nipotino mi può infettare di più che se non si fosse vaccinato? Alla luce delle attuali conoscenze la risposta è sì. Ora questo lavoro è su JAMA, pubblicato, e ora vediamo i dati italiani. Voi li potete verificare, ogni sabato vengono pubblicati i bollettini, ogni settimana c'è il bollettino, voi andate alla tabella 5A e alla tabella 6 e trovate questi dati. Questi sono i bambini da 5 a 11 anni, attualmente, l'ultimo bollettino del 18 gennaio, si infettano il 41% in più dei non vaccinati, che sono questa linea azzurra. Questi sono i soggetti, questi sono i soggetti con 40-59 anni, in questo caso la situazione è anche peggiore, quelli che hanno fatto due dosi si infettano il 45% in più, quelli che hanno fatto il booster il 70% in più. E tenete conto che qui ci sta metà dei sanitari che sono stati costretti per poter lavorare, salvo perdere stipendio e lavoro, a fare la terza dose. Questi sono gli anziani dai
60 ai 79 anni e si vede che anche in questo caso con due dosi si infettano oggi il 27% in più e anche con tre dosi o più si infettano il 6% in più dei non vaccinati. E anche qui ci sta una piccola porzione di sanitari in servizio. Questa doveva andare prima, sono i soggetti dai 12 ai 39 anni, dove ci sta anche il resto degli operatori sanitari. Vi ho fatto vedere i tridosati si infettano il 51% in più. Qualcuno potrebbe dire, ma come fa il presidente dell'AIFA Palù ancora a dire che la vaccinazione non dà una protezione completa ma dà una certa protezione dall'infezione? Ve lo spiego, perché guardano non alla parte finale della curva, ma guardano in posizioni in cui ancora la protezione è positiva. Per esempio, se si guarda qui dopo 5 mesi, c'è ancora una protezione circa del 20% rispetto ai non vaccinati. Se si guarda il 10 d'ottobre, la protezione è diventata zero, ma a metà di gennaio è diventata il 51% la propensione a contagiarsi maggiore rispetto ai non vaccinati. Questo è il rapporto AIFA, questo è il 12°, adesso è uscito anche il 13°, ma vi dico una cosa che vi sembrerà incredibile se non andate voi a verificare. Lo trovate pubblicato sul sito della Commissione Medico Scientifica Indipendente con i numeri ufficiali e i confronti ufficiali. Bene, il rapporto AIFA mostra delle sospette reazioni avverse ai vaccini che sono molte centinaia di volte inferiori alla sorveglianza attiva fatta dai CDC degli Stati Uniti in V-Safe e dai trial con cui si è data l'autorizzazione a questi vaccini. La sproporzione è ancora enorme e persino maggiore nel 13° rapporto AIFA, che è oggi l'ultimo. Guardiamo ora il focus sulle miocarditi. La Thailandia è stata il primo paese al mondo, per vergogna dell'Occidente, a fare una sorveglianza attiva, perché noi non siamo stati capaci se non di cianciare del fatto che la sorveglianza dovrebbe essere attiva, ma non la si fa, si aspetta solo che ci siano le segnalazioni spontanee che sottostimano anche di 1000 volte, e adesso lo vedremo, le reazioni in genere e anche le reazioni gravi. Qui in Thailandia cosa hanno fatto? Hanno preso i soggetti, in questo caso dei giovani di età media 15 anni, e gli hanno fatto prima tre esami, prima di fargli la seconda dose, poi gliele hanno ripetuti, l'elettrocardiogramma, gli enzimi cardiaci, la PCR, in terza giornata, in settima giornata e dopo 2 settimane. Il risultato è che il 29%, ripeto, il 29% ha avuto effetti cardiovascolari rilevati, dalla tachicardia alla miopericardite. Si è arrivati ad avere un 4% di sviluppo di ipertensione, un 4% di prolasso della valvola mitralica e, per quanto riguarda le miocarditi o le pericarditi subcliniche, salvo in un caso che è stato ricoverato e un altro che è stato ricoverato prudenzialmente, il 2,33%, non per milione o per 100.000, per cento. Questo è il risultato della sorveglianza attiva, e si vede che secondo questa autrice sono dei dati 1800 volte più fitti di quanto non accada in studi di sorveglianza passiva che ha citato. Questo però non le impedisce di concludere che il vaccino è estremamente favorevole e deve essere raccomandato per gli adolescenti. L'unica giustificazione che io vedo a questa dichiarazione delirante è che forse se non ci si esprime in questi termini non viene pubblicato l'articolo, per cui meno male che almeno è riuscita a far uscire
i suoi dati. Questa invece è la Svizzera, e questo indiano è un epidemiologo che è famoso, che si chiama Vinay Prasad, che ha fatto il commento a questo clamoroso studio su 770 sanitari dell'ospedale di Basilea, che conferma e aggrava quello che ha visto la Thailandia, facendo sorveglianza attiva, in questo caso prima della terza dose, nel 2,8% ha trovato delle miocarditi subcliniche, e questo è quasi 1000 volte più di quello che si vede con la sorveglianza passiva. Ma se si va a vedere quello che dice l'AIFA, che pubblica sul rapporto 13, è che dice 2 casi di miocardite per milione, qui invece sono 2,8 per 100. Cioè, quindi sono 10.000 volte più che nel 13° rapporto AIFA. Sembra incredibile, ma i numeri li potete verificare. Uno potrebbe dire, ma qui non è morto nessuno. Certo, non è morto nessuno, e alla fine hanno recuperato, ma le cellule del miocardio non si rigenerano, quindi se delle cellule muoiono può darsi che ci siano delle anomalie elettriche nella conduzione e dei problemi che si verificano a distanza di poco o di tanto tempo, magari quando il cuore invecchia. Quindi è bene tener conto di questi dati. Questo è quello che è stato richiesto da un partito tedesco con la FOIA, un cosiddetto obbligo che hanno accettato più di 100 paesi al mondo, di dare trasparenza ai dati se c'è una richiesta formale. Questi hanno chiesto alla KBV, che coordina 1.175.000 medici e psicoterapeuti che sono convenzionati con la mutua obbligatoria che c'è in Germania. E che cosa hanno visto e hanno presentato nella conferenza stampa di questi dati? Vi faccio vedere solo la cosa più pertinente per oggi. I malori improvvisi ci sono sempre stati, vediamo la differenza negli anni. Questo istituto di assicurazione obbligatoria alla fine è stato costretto a presentare i dati, ed eccoli qua. Ogni barra rappresenta un trimestre, e vedete che fino al 2020, anche quando c'era l'epidemia di Covid, non sono aumentate le morti improvvise. Le morti improvvise con questi 4 codici diagnostici sono aumentate a dismisura per ciascuna delle categorie dal 2021. E continua nel 2022 questa situazione. Questa situazione estremamente allarmante. Qui non procede, ecco qua. Allora, questo è Euromomo, è un progetto di monitoraggio della mortalità a livello di circa 25 paesi europei. La settimana 52 è l'ultima del 2022. Nella settimana prima del 2023 è stato pubblicato il rendiconto. Allora, la mortalità anomala, a parte che questo la vedete ogni giovedì, tutte le settimane l'aggiornamento di Euromomo. Vedete che nel 2022 c'è stata una mortalità totale che è di 404.000 morti in più rispetto alla media di base degli anni precedenti alla pandemia, che si incunea molto vicina alla situazione in Europa del 2020 e della pandemia, appena 10.000 morti di meno e 29.000 in più del 2021. E questo è un fatto assolutamente anomalo, perché le pandemie in genere esauriscono nel primo anno o al massimo nel secondo l'eccesso di mortalità, poi si ritorna alla norma. Ma la cosa più tremenda sono i bambini da 0 a 14 anni. Nel 2022 abbiamo un eccesso di 1.371 morti rispetto alla linea di base. Non sono i morti totali, sono quelli che non dovevano esserci, che non ci aspettiamo, e vedete che sono saliti in maniera pressoché lineare da un certo momento, dalla settimana 22 del 2021. Nella settimana 22, casualmente, EMA ha concesso a il vaccino Pfizer la possibilità di inoculare i bambini di 12-15 anni. Da lì in poi ha continuato a salire
ahimè, la mortalità dei bambini, anche dei giovani, non scherza, vedete che sia nel 21 che nel 22 è stata nettamente più alta rispetto a quella del 2020, sono le classi più giovani, fino ai 44 anni, che hanno pagato il prezzo più elevato. E questa, anche se non aggiornata perché si ferma alla settimana 49, mi pare, è la situazione mostrata con una modalità che mette in fila le curve del 2021. Vedete che qui c'è alla settimana 22 comincia a salire, e del 2022 si è fermata qui alla settimana 49, 973 morti in eccesso tra i bambini, ma ormai avete visto che sono 1361 i morti in eccesso. Questo è Tom Jefferson, un bravissimo e rigoroso epidemiologo, che ha tentato delle ipotesi esplicative, forse non ha osato dire di più perché lui lavora a Oxford in Inghilterra, e le ipotesi esplicative, nessuna convincente, sono queste: si è ridotta la copertura vaccinale per vaccini come l'antimorbillo, parotite e rosolia. È incredibile questa spiegazione, considerate che nei 15 anni che hanno preceduto la vaccinazione universale antimorbillo, parotite e rosolia, la media di morti in Italia su 60 milioni di italiani è stata di 6,9 morti per morbillo, 0,9 morti per parotite, 0,9 per rosolia, metà in età infantile, metà in età adulto-anziana. Per cui è grottesco pensare che possano aver influito sulla mortalità in questo modo qualche punto in meno di vaccinazione. Problemi di salute mentale, aumento di suicidi, forse qualcosa come conseguenze dei lockdown e della depressione per la DAD. Ecco. Abbandoni, violenze, omicidi, abusi, incidenti domestici, mortalità materno-infantile durante la pandemia, se ho capito, ma questo nel 2020, nel 2021 e 2022, perché deve continuare, anzi aggravarsi? O ogni altra causa cui non abbiamo pensato. E non dicono l'elefante nella stanza, qui c'è una battuta, l'elefante enorme che sta nella stanza è crollato per morte improvvisa, pure lui. Allora, questa è la situazione dei dati inglesi che consentono di fare luce su questa problematica. I dati inglesi perché? Perché mostrano la mortalità totale, non solo quella da Covid, e la evidenziano per stato vaccinale. Allora si vede che effettivamente, partendo dal 2021, i soggetti non vaccinati morivano di Covid, la barretta azzurra, un po' di più rispetto ai vaccinati di qualsiasi stato vaccinale, ma i soggetti vaccinati muoiono a loro volta per mortalità non Covid e per mortalità totale, sempre per qualsiasi stato vaccinale tra gli adolescenti, più dei soggetti non vaccinati. E questo mettendo insieme il 2021, dove i vaccinati avevano ancora dei vantaggi, con il 2022, dove invece cambiano le cose. Nel 2022 infatti cambia tutto, guardate per i giovani. La prima barra sono i soggetti che hanno fatto una dose da più di 21 giorni, la seconda barra i soggetti che hanno fatto la seconda dose, la terza che hanno fatto il booster. Vedete che a gennaio il booster, quelli con booster sono ancora in vantaggio, ma già a febbraio sfiorano la linea dei non vaccinati, ad aprile la superano e a maggio ancora di più. Questa situazione si ripropone anche per i soggetti di 40-49 anni, e per le successive classi di età c'è sempre un aumento di morti nei soggetti, purtroppo, come tassi, quindi confrontabili perfettamente per fascia d'età e per denominatori, nei soggetti che hanno fatto una dose o due dosi. Per le terze dosi si parte bene a gennaio e peggiora progressivamente, tanto che, vedete, questa è la situazione con due dosi, confrontando i primi 5 mesi del 2022 con quelli del 2021. Nel 2021 le cose andavano molto meglio rispetto ai non vaccinati, ma nel 2022 vanno molto peggio.
e deve essere successo qualcosa di molto grosso, oltre al fatto che la Omicron ormai per bocca dello stesso presidente dell'AIFA è diventata meno letale di una influenza, come mostrano le ricerche, di un'influenza stagionale, nel 2022 deve essere successo qualcosa che potrebbe essere un accumulo di danni da dosi nel tempo e soprattutto da dosi ripetute. Questa è la situazione dei vaccinati con due dosi dopo i 21 giorni, vedete che si partiva bene nel 2021, si arriva all'incrocio in novembre e poi salgono sempre in Inghilterra i morti. Vedete il confronto tra i primi 5 mesi dell'uno e dell'altro anno. Guardate qui un altro modo di presentare i dati con le barre relative a ciascun mese appaiate, vedete che in gennaio c'era un vantaggio enorme nel 2021 che si è eroso completamente, qui sono i soggetti dai 10 anni in su in Inghilterra, e in maggio c'era ancora metà dei morti rispetto ai non vaccinati, ma adesso nel maggio del 2022 il doppio. Qualcuno potrebbe dire cosa? Cioè dunque la tendenza dove porta che, come vedete, la linea tratteggiata, che è quella delle tendenze, ha un aggravamento progressivo, per cui dopo il mese di maggio ci si aspettava di vedere un inizio di aumento significativo di mortalità in varie classi d'età. E cosa ha fatto l'Ufficio Nazionale per le Statistiche inglese? Non sta pubblicando più i dati, cioè di solito li pubblicava ogni 3 mesi, adesso da maggio ne sono passati 8 di mesi, ma non ha ancora pubblicato l'aggiornamento. Questo è, vi avevo promesso alla fine di dire 2 parole su una delle cure per cui è stato fatto un lavoro serio, che è fare anche trial randomizzati controllati. Ne è stato fatto uno, purtroppo veramente poco per quello che giustamente si aspettano i danneggiati, però è un primo passo. Allora, questa è una revisione sistematica degli studi sul coenzima Q10, che mostra che, facendo una meta-analisi di 9 studi randomizzati controllati, si vede che il coenzima Q10 orale ha ridotto in modo significativo i livelli di citochine antinfiammatorie potenti come il TNF-alfa e l'interleuchina 6, almeno del 30%. E qui vediamo anche i costi, che sono contenutissimi. Probabilmente questo e la melatonina, che è molto efficace nella cura della Covid, costano troppo poco per essere appetibili dai produttori, per cui non vengono fatti importanti studi. Questo è il primo trial randomizzato controllato, che è stato fatto molto bene su 121 pazienti a cui si è data una dose un po' alta, 500 mg al giorno, di coenzima Q10, diviso in 5 assunzioni giornaliere per farlo assorbire meglio, per 6 settimane. Poi un mese di sospensione, e poi ai 121 pazienti ruotavano, i 121 che avevano preso il coenzima Q10 prendevano il placebo, viceversa gli altri. Entrambi i gruppi hanno avuto un lieve significativo miglioramento rispetto al livello di base, soprattutto per fatica mentale, concentrazione, sonnolenza e debolezza muscolare. Purtroppo le differenze con il placebo non sono state significative, anche se c'è stata sostanzialmente sempre una tendenza al miglioramento che è quasi risultata significativa per i sintomi neurologici. Le ipotesi che fanno gli autori è che forse il trattamento è iniziato troppo tardi o di durata insufficiente, le dosi sono anche eccessive, perché vi ho fatto vedere prima quello che penso io, in base all'assorbimento tra i 100 e i 200 mg al giorno sono più che sufficienti, e gli eventi avversi attribuibili al coenzima 10 erano tutti lievi e hanno riguardato, o in 4 casi moderati, hanno riguardato 13 pazienti, quindi è molto sicuro. Io direi che con una situazione del genere, in mancanza di alternative migliori, questa perlomeno è stata studiata in modo rigoroso e ci si può aspettare un miglioramento generale lieve, e in particolare sul versante dei disturbi neurologici, che pure preoccupano, un miglioramento che è quasi significativo.
Questa è le slide, oltre a quelle che vi lascio trovate tantissimo materiale e molta altra documentazione nel sito della Commissione Medico-Scientifica Indipendente che ha quel nome, cmsindipendente.it. E per finire le nostre proposte, poi adesso tra un attimo scendo e potrò rispondere alle domande di chi vorrà farne. Ecco. La spinta a vaccinare tutti è stata finora giustificata per tutela della salute individuale e della comunità. Con i nuovi dati che vi ho mostrato, i risultati per la comunità sono fuori discussione, nel senso che alla lunga c'è più danno che beneficio, quindi resta in campo il beneficio individuale. No alla vaccinazione universale sulla base dei dati scientifici di oggi. Allora, alcune proposte sono subito aprire un dibattito scientifico anche con voci scientifiche critiche, come ad esempio quelle della Commissione Medico-Scientifica Indipendente, ma grazie al cielo non solo, siamo ormai tantissimi che alzano la mano e esprimono critiche motivate. E una moratoria nel frattempo della vaccinazione dei bambini da 0 a 11 anni, moratoria della spinta a vaccinare e rivaccinare ragazzi e giovani adulti non ancora vaccinati e in genere della spinta alla terza e alla quarta dose verso chi non ne avesse forti indicazioni mediche. Rimettere in discussione il non senso di rivaccinare i sanitari e di spingere alla vaccinazione anche i guariti, in base a informazioni unilaterali che sono state disseminate oggi, mentre le informazioni scientifiche che noi conosciamo dicono che vanno lasciati stare i guariti, prendere in carico i moltissimi danneggiati, sviluppando la ricerca rigorosa per delle cure che non siano solo placebo, ma che siano efficaci, e anche riabilitazioni che siano efficaci e coprire le spese che devono sostenere questi soggetti. Infine aprire con forza anche ad altre strategie di contrasto alla Covid, non puntando solo sui vaccini, ma anche sulla prevenzione primaria ambientale, su stili di vita salutari, su terapie sicure, sostenibili ed efficacia provata e abbandonare cure dannose.